Priorità assoluta alla scuola, sia nel garantire un trasporto adeguato alle regole anti-Covid dal primo giorno, sia nel dire no all'interruzione delle lezioni ad appena 6 giorni dal ritorno sui banchi per il referendum e le elezioni regionali che dovrebbero essere ospitate in altri spazi pubblici. È quanto sostiene la lista pratese di Toscana Sinistra a sostegno della candidatura di Tommaso Fattori, che stamani ha fatto volantinaggio alla stazione centrale di Prato per parlare con i giovani studenti e con gli operatori del trasporto pubblico locale delle riaperture scolastiche. Riaprire e richiudere subito dopo 6 giorni a me veramente mi sembra una cosa proprio inimmaginabile. Tutto questo mentre è in corso la conferenza unificata Stato-Regioni sulle modalità di trasporto scolastico in vista del ritorno in classe del prossimo 14 settembre. In Toscana l'incertezza è doppia per le note vicende sulla gara del trasporto pubblico locale. La Regione ha appena stanziato 3 milioni di euro di risorse aggiuntive per il periodo settembre-dicembre 2020 e ha deciso la proroga di un mese del contratto di servizio agli attuali gestori, facendo slittare al 1 ottobre il passaggio dei beni mobili e immobili ai vincitori. Questo significa che il trasporto scolastico del ritorno in classe sarà in mano, nel caso di Prato, a CAP. Unica certezza in un mare di incognite, tra cui quelle legate alla causa civile, in corso tra le parti. L'associazione appunto dei trasporti Lastra sta proponendo un 80% di corse in più nelle fasce orarie sensibili e da parte nostra ovviamente però sappiamo, confrontandoci anche con lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico, che non è facile dall'oggi al domani organizzare personale e mezzi per aumentare e implementare il servizio. Toscana Sinistra chiede di guardare al bene degli utenti, in particolare fa una proposta che aiuterebbe gli studenti pendolari. Proposta che arriva proprio da uno di loro, Federico Cormaci, che ha partecipato all'iniziativa di stamani. La possibilità con un unico pagamento, un'unica tessera, un unico abbonamento, poter usufruire sia dei mezzi su gomma che su rotaia, compresa anche la tranvia a Firenze, sarebbe bello poterlo usufruire anche in quanto abitante della provincia di Prato.